Buongiorno, oggi si va alla casera Pian della Stua. Allora, perdonate un po' il fiatone, ma come al solito questi sentieri iniziano sempre così. Vabbè, siamo vicino a Taivon di Cadore, vi lascio poi la mappa, l'indicazione dove parcheggiare. E seguiamo il sentiero 761. Qua c'è scritto addirittura la via della Dolomia. E qua in alto c'è scritto anche scorciatoia. Andiamo su di qua. Attrezzatura da neve, ok. Per il momento non indosso niente. Strada facendo la scelta tra ramponi o ciaspole. Vediamo. In lontananza, vediamo se con un po' di zoom riesco a farvela vedere, c'è la cascata dell'inferno, come dice anche il cartello. Questa è la valle di San Lucano, là in fondo così c'è Taivon di Cadore. Ma che bella! Che figata! Questa è la cascata del Pont, un po' più su di quella dell'inferno. Bello, bello. Altra cascatina anche qua, in mezzo al ghiaccio. L'estate deve essere un paradiso qua. Ma che bello. Guardate che spettacolo, guarda, guarda. Oh, che fatica oggi, oh. Eccoci arrivati alla nostra caseretta Pian della Stua. Posizione fantastica. Di solito andiamo curiosare, c'è ora mi tolgo lo zaino e vi mostro un po' questa casera. Allora, ho preso anche la luce. Qua abbiamo il cavallo di battaglia, la figata, il caminetto con le panche tutto attorno. Qua accende il fuoco e stai lì, bello tranquillo. C'è un bel rifornimento di legna. Abbiamo una stufa economica, dei mobiletti.
piatti. La moccona. C'è un po' di stecchiere, pentole, pentole, cassetti. Oh mamma, un mega termometro. Non lo so, penso che per dormire, o si va sopra quel scusate, quel sul palchino là, oppure posto qua per terra ce n'è quanto ce ne vuoi, ti metti qua con il sacco a pelo, però voglio vedere sopra qua. Oh, un piccolo spalchetto anche qua. E questo è il fuori, senti che pace, bello, bello anche qua. Ci sarebbe una fontana lì, però ovviamente è chiusa. Più a valle di qua, l'inverno è un po' più fatica, bisognerebbe venire d'estate. Più a valle di qua c'è un corso d'acqua, però no, non so tracciare adesso d'inverno quanto distante sia. Bene, ora vado a fare colazione, perché stamattina sono partito proprio senza mangiare niente, neanche caffè, niente. Adesso mangio qualcosa qua, faccio la colazione in casera. Ora andiamo a rimetterci le ciaspole e cominciamo a scendere. Bene, lasciamo questa caseretta fantastica e ci dirigiamo verso la macchina. Il sentiero per la discesa è uguale a quello dell'andata. Una cosa volevo far notare, tutto il sentiero è in ombra, dunque bello freschetto. E ragazzi, vi lascio la mappa, spero che vi sia piaciuto anche questo video e alla prossima, ciao!
Per fare questo sentiero, questa avventura, bisogna parcheggiare la macchina qui. Come al solito, le coordinate geografiche le trovate qui. Sentiero abbastanza pendente e tutto in ombra. Una lunghezza di 3,5 km, ben segnalato, e un dislivello di quasi 500 metri. In fianco al sentiero, la prima parte troviamo delle belle cascate e la seconda parte abbastanza più tranquilla, fino ad arrivare in un pianoro dove sorge la nostra casera. Ciao a tutti!